può manifestarsi in un organismo vivente per tornare al potenziale del mondo creato. Così facendo, abbiamo potuto verificare un concetto straordinario. Vi invito ad ascoltare con molta attenzione. La struttura del DNA, e vi ricordo che stiamo parlando della creazione progettata, la struttura del DNA è orchestrata in modo tale che di fatto manifesta un organismo vivente. Creazione progettata. Ma approssimativamente il 5% del DNA nell'uomo e in altri organismi che hanno mediamente il medesimo ratio, solo approssimativamente il 5% si manifesta nell'organismo fisico. Il rimanente 95% viene considerato junk DNA, semplicemente una copia, un rimasuglio proveniente da un retaggio dell'evoluzione. Questo solo fino a poco tempo fa. Studiosi di biologia molecolare e biofisica stanno scoprendo che non si tratta affatto di junk, ma che ha a che fare con la manifestazione stessa, manifestazione dominante o recessiva del DNA stesso. Infatti, ciò che abbiamo fatto è dimostrarvi che, se si altera l'ambiente sufficientemente, quel 95% di informazione nel DNA dice al 5% come deve manifestarsi nelle differenze, ed è così che avvengono gli adattamenti. Orsi polari, elefanti, mammut hanno degli adattamenti che sono genuini. Ora, negli ultimi minuti della trasmissione La creazione progettata, desidero che sappiate un principio fondamentale. Ho portato qui con me in studio uno dei miei oggetti più preziosi. Questo è un originale di Robert Summers, pittore e scultore di fama mondiale, che vive a Glen Rose, nel Texas. Il titolo di quest'opera è Firecracker, Petardi. È uno straordinario pezzo d'arte che rappresenta un cavallo che sale verso altezze inaudite, oltre un albero di cedro, e trasporta con lui il suo cavaliere. Questa ascesa è la reazione a un serpente a sonaglio, e questi sono fuochi d'artificio nella terminologia del Texas occidentale. È un capolavoro. Nessuno potrebbe immaginare che questa bellissima opera, che mostra l'esatto profilo del cavallo e del cavaliere, e la reazione del cavallo e del cavaliere, e la reazione del serpente a sonagli stesso, nessuno potrebbe immaginare che questo è avvenuto per caso. Questo doveva essere progettato e creato. Beh, facciamo un passo avanti. Robert Summers ha partecipato a una di queste trasmissioni, e lui, oltre a essere un artista di primo ordine, è anche un mio caro amico. Egli ha tranquillamente ammesso che il suo genio, ma lui non si definisce tale, altri lo hanno paragonato a Michelangelo o a Remington, per certi versi forse è anche superiore a questi grandi personaggi, ma è un uomo di grande modestia. Lui con semplicità ammette che qualsiasi dono egli possegga è dato da Dio. Mentre lui ha solo risposto deliberatamente, sviluppando il suo dono. Ma il dono originale viene da Dio. Ora, questo ci porta al punto che possiamo verificare in questa scultura. Questo è un pezzo originale di Alonzo Clemens. Alonzo Clemens è un uomo sulla trentina che possiede un genio incredibile, ma è anche affetto da un grave ritardo. Le sue capacità fisiche e le sue capacità di attenzione possono essere paragonate a quelle di un bimbo di 3 anni. Eppure, fin dall'età di 3 anni, egli ha scolpito con maestria cose che spesso non aveva mai neanche visto, o che magari aveva visto per pochi secondi in 2 dimensioni. Eppure, quando scolpisce, lo fa magnificamente e in forma tridimensionale, senza mai aver visto un delfino, senza mai averli visti in un profilo tridimensionale. Ma solo dando uno sguardo a una foto o a un filmato, è in grado in pochi minuti, usando solo le mani e le unghie, di formare i solchi nell'argilla. E di fatto, in pochi minuti, ha scolpito questo capolavoro intitolato Il bambino delfino. E non è possibile insegnare alcunché ad Alonso. Non vi è nessun modo in cui lo si possa istruire. È una persona a cui non è possibile insegnare nulla. Quello che lui fa, lo fa per il dono che ha dentro di lui. Quindi dobbiamo riconoscere che il dono che possiede può essere attribuito a un magistrale progettista creatore. E se questo fosse il caso,
Allora, queste opere meravigliose non sono che il suggerimento del disegno, paragonate alle strutture molecolari e cellulari degli organismi viventi. Siamo in grado di esaminare le strutture cellulari delle ossa fossilizzate dei dinosauri, di organismi viventi negli alberi e di tessuto umano. Scopriamo anche delle forme più antiche, per esempio i batteri, che secondo la teoria evoluzionistica dovrebbero avere 3 miliardi e mezzo di anni. Ma ricordatevi, non sono così vecchi, sono solo migliaia di anni dalla creazione. Ma secondo il contesto evoluzionista, alcuni batteri precambriani si suppone discendano da formazioni ediacarane, che sarebbero datate 3,5 miliardi precambriani di anni fa. Wow! Ma quei batteri sono sostanzialmente identici ai batteri odierni. Come organismi viventi, questi batteri posseggono dei piccoli flagelli, che sono dei minuscoli motori elettrici con una piccola frusta che funge da propellente e che li fa muovere attraverso il flusso, anche attraverso la nostra struttura cellulare o attraverso l'acqua o qualsiasi altro flusso nei quali stanno operando. Sono anche in grado di invertire il loro piccolo motore, ritirarsi e girarsi, ma quel motore è così minuscolo che ben 8 milioni messi insieme potrebbero stare nella dimensione di un capello umano. Questo è architettato ed è solo possibile al grande orologiaio, al grande direttore d'orchestra, al grande architetto dell'universo. Fateci sapere che siete in ascolto, che desiderate ricevere altre informazioni come queste. Scriveteci a Creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103, 21050, Marnate, Varese. O contattateci sul sito web www.tbn.org. Fateci sapere che ci seguite e spero che oggi abbiate imparato che non solo l'intero creato fu architettato, ma che anche tu sei stato fatto a immagine di Dio e non vorresti dare gloria al tuo creatore, egli ne è degno.